child. Sleeping when all people try to build their time. Stasera vedremo naturalmente un film con Valerio Mastandrea, protagonista assoluto nelle vesti di maestro di professore di italiano. Senti Daniele, presentiamo così, con due parole tue, il film. Anzi, forse la cosa che davvero è stato argomento ieri sera della nostra chiacchierata è che questo film, come tutti un po' i film italiani che non sono legati a determinati circuiti, a certe logiche, come dire, esce a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Poi talvolta fa anche delle grosse grosse code al botteghino. E poi cos'è successo a Torino? Perché questa è la cosa veramente più insana che abbia mai sentito. Ma la tua città. Dopo due settimane di programmazione dove la sala era sempre piena, hanno tolto il film perché, boh, non lo so perché, cioè almeno lo so ma non ve lo voglio dire perché. No, nel senso che è un discorso lungo sulla distribuzione, che non, cioè non basta che comunque il film funzioni, bisogna anche appartenere al giro giusto in qualche modo, no? Perché la nostra è una distribuzione indipendente, eroica, però appunto non facciamo parte del circuito che gestisce le sale dove passa il cinema che piace a noi, e quindi siamo un po' penalizzati. Ma nonostante questo, devo dire che il film sta vivendo sta vivendo bene, nel senso che comunque continuiamo ad avere richieste, a uscire anche in piccoli centri, insomma probabilmente usciremo di nuovo anche a Torino, a Roma, forse a Milano, dove siamo già usciti, però siamo usciti e siamo usciti anche nel senso che il film non è più in sala, ma ritorneremo, insomma. Si stanno muovendo delle cose e appunto, avendo una distribuzione indipendente, non siamo potuti uscire nello stesso momento comunque, ma questo è stato anche un bene, credo. E, ecco, posso dire che state prevedendo un film che in qualche modo è un piccolo miracolo, nel senso che è un film molto diretto, molto fresco, molto semplice anche da fruire, ma nello stesso tempo anche un film anomalo, un po' strano, un po' che si confronta con un tema complesso e lo fa in modo anche complesso, però riesce ad essere, credo, molto diretto, molto semplice, molto immediato. Almeno spero che anche per voi sia così, e ci vediamo dopo la proiezione. Grazie di essere venuti.